Ho mille compiti da fare, ma in testa solo di suonare, e ci si mette anche mia mamma, con i suoi ti vuoi applicare, la prof mi vuole interrogare. Have you ever felt? Are you listening? Lo so che vi sono mancata. Ciao ragazzi, come state? Finalmente sono tornata con un nuovo video. In questo mese di assenza sono cambiate un sacco di cose, pure la mia età è cambiata perché adesso ho 19 anni, quindi per chi non mi conoscesse, ciao, sono Asia e ho appunto 19 anni e sono in quinta liceo. Proprio per questo motivo ho deciso di fare questo video, perché sapete che a me piace fare video in cui vi do dei consigli sul liceo linguistico, in cui vi parlo un sacco della mia esperienza, eccetera, eccetera. Se non volete perdervi i miei video, attivate la campanellina, ovviamente dopo esservi iscritti al mio canale, e andatemi a seguire su Instagram. Comunque, ho realizzato che non ho ancora fatto nessun video sulla quinta liceo, in cui mi sfogo un po', in cui vi racconto la mia esperienza, vi dico cosa mi passa per la testa, e quindi eccomi qua. Prima di iniziare però mi stanno comunicando dalla regia che devo lasciare lo spazio alla pubblicità, quindi ci vediamo tra 60 secondi e contate con me. 59, 58, 57. Ti sei mai chiesto perché dovresti rinunciare ad avere stile anche nelle giornate più afose? Io no, io scelgo Firmo. Approfitta dell'ultima offerta. Sei nuovo? Per te il primo paio di occhiali è gratis. Sei struccato? Risolto. Due, uno. Ah, sono in diretta, perfetto. Bentornati, bentornati. Come promesso sono ancora qua. Possiamo continuare con la trasmissione. Comunque, a parte gli scherzi, mancano 2 settimane di scuola. Io sono in quinta liceo linguistico, ancora per poco, quindi. E tra circa un mese nemmeno inizierò a fare sta benedetta maturità. Quindi inizio con gli esami, con gli iscritti, poi arriverà anche l'orale. Ma poi finalmente arriverà l'estate, ciò che attendo con tutto il cuore, perché non vedo l'ora di andare al mare, di abbronzarmi, di divertirmi, di viaggiare. Ok, sto già sognando. Comunque, come sta andando questa quinta? La prima cosa che mi viene in mente è la stanchezza. Cioè, questa quinta è veramente tanto stancante per quanto mi riguarda. Sapevo che avrei dovuto impegnarmi un po' di più, che avrebbe richiesto più sforzi, però non così tanti. Il problema è veramente la quantità di roba che ti fanno fare, quindi le verifiche, le interrogazioni, cioè ogni settimana c'è sempre qualcosa e diciamo che io poi non sono una studentessa modello che si organizza. Sono tutto il contrario, quindi mi ritrovo sempre a studiare il giorno prima e è più forte di me, ragazzi, non ce la faccio a non studiare il giorno prima, però me la sto cavando, quindi ce l'ho fatta fino adesso. Onestamente gli anni scorsi, se pensavo alla maturità, mi veniva l'ansia, dicevo no, che paura, meno male che non ce l'ho quest'anno, se no chissà cosa farei, eccetera, eccetera, però adesso che sono a un passo così, devo dire che alla fine ho realizzato che è un esame come un altro, cioè non gli voglio dare così tanta importanza, non voglio rovinarmi la vita per un voto, assolutamente del voto di maturità non me ne frega proprio un cazzo, però è importante comunque continuare un pochino ad impegnarsi, arrivare giusto a fare... cavarsela appunto, cavarsela, non affogare ma sopravvivere. E poi dopo il 12 luglio, comunque quando finiranno gli orali non ho idea, ci sarà appunto la libertà. Comunque l'idea di fare la maturità appunto non mi spaventa, più che altro è che sono un po' indietro, nel senso la tesina non l'ho nemmeno ancora finita, non ho fatto ovviamente nemmeno pure PowerPoint, non mi sento pronta su alcune materie ma per il fatto che le odio, mi fanno schifo e quindi cioè capita, però non importa, andrà tutto bene, basta essere positivi. Andando oltre all'esame in sé, la cosa che mi fa più strano in assoluto è pensare che a settembre non avrò più una classe, quindi non saremo più in 23 compagni che comunque devono condividere tutto, lo spazio, le materie, le gioie, ma soprattutto le ansie e i litigi, cioè non ci sarà più questa realtà, non andrò più in gita scolastica, non saprò più darvi dei consigli sul liceo linguistico forse, perché comunque ne sarò ormai tagliata fuori, e quindi è proprio un capitolo della mia vita che si chiude ed è normale che sia così, però questa cosa mi fa un po' di ansia, sbarra tristezza, sbarra nostalgia, sbarra felicità, non lo so nemmeno io,
E appunto, se c'è qualcuno tra di voi che è nella mia stessa situazione, mi faccia sapere un po' come si sente, se ha paura. Oppure se c'è qualcuno che ha già fatto la maturità e mi vuole dare dei consigli, li accetto volentierissimo. Tra qualche mese sarò io che farò un video in cui vi darò dei consigli sulla maturità, chissà cosa vi dirò e chissà come andrà il mio esame. E devo anche pensare bene all'università, un'altra cosa che sto rimandando perché prima voglio finire il liceo. Grazie per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere qualcosa nei commenti, ci vediamo, ciao ciao! Anzi, volevo fare un grande in bocca al lupo a tutti coloro che come me affronteranno un esame, quindi che sia la terza media o che sia la maturità. Non preoccupatevi, ce la faremo, ce l'hanno fatta tutti, quindi ce la faremo pure noi. E niente, iscrivetevi al mio canale, ciao!